I podcast di La 7, ovunque con te, in onda. Avete visto, esplode come una piccola bomba estiva il caso di un libro, il libro del generale di divisione dell'esercito Roberto Vannacci, un libro che descrive il mondo al contrario, che secondo il generale sarebbe il mondo dominato dalle minoranze, dai gay, dai neri, e dunque diventa un caso spinoso, polemizza con i ministri del governo, addirittura il ministro Crosetto definisce farneticazione le sue opinioni, ma ne parleremo insieme a tante altre cose, all'economia, ai numeri, alla raccolta delle firme sul salario minimo. Abbiamo un parterre assolutamente molto rovente, saluto quindi l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino, parlamentare del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Saluto Sandro Iacometti, che è qui in studio. Buonasera. E saluto Ginevra Bompiani, scrittrice, che ci illuminerà con i suoi pensieri alati, ma ovviamente avete come sempre la presenza di conduttrice 1. A tra poco, arriviamo subito. E 44 con rullo di tamburi prodotto magistralmente dal maestro Luca, del maestro percussionista Luca Telese. Buonasera, abbiamo in studio con noi Sandro Iacometti di Libero, in collegamento Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle, ex sindaca di Torino, la scrittrice Ginevra Bompiani, e di carne sulla brace, più che sul fuoco, visto il periodo, ce n'è molta, perché noi avevamo già preparato la nostra puntata. Poi questo pomeriggio scoppia il caso Vannacci, Roberto Vannacci, generale di divisione dell'esercito, della Folgore, nonché presidente dell'Istituto Geografico Militare, tuttora in carica, ha pubblicato questo libro che si intitola Il mondo al contrario, e insomma, almeno sul titolo mi sento di essere d'accordo, visti i contenuti. È un libro che sta facendo discutere per le posizioni, diciamo, molto radicali, mettiamola così, che esprime, e la nostra Marta Vignieri ha cercato di riassumerle un po' in questa scheda che poi commentiamo in studio con gli ospiti. Cari omosessuali, normali non lo siete. Non solo ve lo dimostra la natura, ma la società. Rappresentate una ristrettissima minoranza. Quando vi sposate ostentando la vostra anormalità, la gente si stupisce, confermando che i canoni di ciò che è considerato usuale voi li superate. Dobbiamo ricorrere a un idioma straniero e chiamarli gay, perché i vocaboli esistenti sono considerati inappropriati. Pederasta, finocchio, frocio, ricchione sono termini da tribunale, da hate speech, classificati come lessico dell'omofobia. Ritengo che nelle mie vene scorra una goccia di sangue di Enea, Romolo, Giulio Cesare, Mazzini, Garibaldi, Paolo Egonu. I suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità. Non nasciamo uguali su questa terra. Chi arriva in Italia facendo finta di scappare da guerre e persecuzioni dovrebbe ringraziare immensamente per la compassione e la generosità. A Parigi cominciai a venire a contatto con persone di colore. Nel metrò fingevo di perdere l'equilibrio per poggiare la mia mano sopra la loro e capire se la loro pelle fosse più o meno rugosa della nostra. Per quanto esecrabile, l'odio è un sentimento che non può essere represso in un'aula di tribunale. Se questa è l'era dei diritti, allora, come lo fece Oriana Fallaci, rivendico anche il diritto all'odio e al disprezzo e a poterli manifestare liberamente. Ambulante. Allora, io proprio sincera, non so da dove cominciare, perché diciamo di spunti ce ne sarebbero molti, e queste sono solo alcune delle 373 pagine dell'opera di Vannacci, per cui chiedo l'aiuto da casa e vado dall'onorevole Appendino e le chiedo che cosa la colpisce di questo Marta, caso politico del giorno, ma direi un caso culturale più che politico. Tanto buonasera, il contenuto è inqualificabile, concordo con lei, probabilmente dovremmo passare ore a raccontare le nefandezze che sono state scritte e che voi avete anche ricordato.
Poi non mi stupisce, nel senso che bene ha fatto l'esercito a prendere le distanze, anche perché tutela in realtà quelle tantissime persone che fanno parte delle forze militari, che non sono sicuramente rappresentate da questo tipo di messaggio. Però dobbiamo anche ragionare sul fatto che questo comunque è un governo che qualche retaggio di fascismo ce l'ha, no? Abbiamo un presidente come quello La Russa che ha il busto di Mussolini a casa, di omofobia un pochino ne abbiamo vista, no? Quando abbiamo visto questo governo fare la battaglia contro le trascrizioni, che vuol dire garantire i diritti alle famiglie arcobaleno. Però chiudo con una considerazione. A me questo stupisce fino a un certo punto. Quello che a me stupisce di più di questo governo è che, se ci pensiamo, questo governo in realtà è un governo che ha cambiato posizione in realtà su tutto il resto, cioè questo è un governo in cui abbiamo una Presidente Meloni che diceva e raccontava che bisognava togliere lo sconto, o meglio l'accise sulla benzina, e poi ha tolto lo sconto sulla benzina. Questo è un governo che urlava contro i migranti, e la Presidente Meloni qualche settimana fa, anzi, ha ribadito che i migranti sono un'opportunità per il nostro Paese. Questo è una Presidente del Consiglio che diceva che il superbonus andava mantenuto e poi l'ha tolto, e potrei fare tantissimi esempi. Cioè, se dovessi tradurre alla fine con una definizione, per me la Presidente Meloni è una Presidente che è la regina delle piroette, e io credo che potrebbe fare invidia ai corpi di ballo più potenti e più bravi in giro per il mondo, perché veramente i tradimenti non si contano più. Ci arriveremo alle accise, insomma. È interessante questa disamina di Chiara Appendino, però restiamo per un attimo sul generale. Non ho capito che c'entrava. Il generale, caro Sandro Iacometti, ricorda un po' quel bellissimo film di Monicelli, Vogliamo i colonnelli, no? Con la parodia, no? Del generale che vuole legge, ordine, e tutti sono fuori dalla sua giurisdizione se sono un po' strani e diversi. Allora, a me ha colpito un elemento, che è l'elemento razziale. Quando uno dice i tratti somatici di Paolo e Gono non sono degni di rappresentare l'italianità, siamo veramente nelle teorie della razza o dell'antropologia. Però la domanda che io ti faccio è questa: qui abbiamo avuto una presa posizione di Crosetto molto netta, cioè ha detto inqualificabile e fa neticazioni. Ma allora non dovrebbe, in questo caso davvero, abbiamo discusso sul caso De Angelis che non c'entrava niente, in questo caso davvero, se sono farneticazioni, un generale che farnetica non può essere a capo di uno dei punti più importanti delle istituzioni militari, o no? Dovrebbe essere allontanato, dimettersi? Io, sì, no, io credo che il generale sia indipendibile e che dovrebbe essere allontanato quanto prima. Credo anche che ci siano delle procedure, perché anche il criminale che viene preso, sento più niente. Scusate, abbiamo un problema di non sento niente. Microfono a gelato, vai. Ma non abbiamo sentito niente di quello che ha detto Iacometti, no? Ok, ricominciamo. È il bello della diretta. Allora, Iacometti stava dicendo... Stavo dicendo che, parto dall'inizio, non credo che sia indifendibile le posizioni espresse dal generale, credo siano indifendibili, credo che debba essere allontanato quanto prima dalle forze armate, credo anche che ci siano per tutti, anche per gli assassini, anche per i serial killer, delle procedure che vanno rispettate, delle garanzie, dei diritti. Anche l'assassino ha diritto a un processo, ha diritto a un contraddittorio, ha diritto a un confronto, quindi non credo che si potesse nell'arco di qualche ora allontanare immediatamente la persona. Immagino sarà sospesa dalle funzioni, immagino ci sarà un provvedimento immediato, un provvedimento disciplinare, quindi da quel punto di vista non credo che ci siano problemi di questo tipo. Detto questo, anche perché non mi sembra che abbia commesso reati, insomma, no? C'è ancora il diritto di opinione, è un diritto che vale in questo Paese, fortunatamente. Non sull'istigazione all'odio razziale, qui siamo un po' borderline. Siamo borderline, ma bisognerebbe vedere assolutamente qual è la fattispecie. Detto questo, credo che il diritto di parola sia ancora un diritto valido in questo Paese, credo che, al di là della forma, al di là dei messaggi completamente sbagliati, delle parole usate che sono inaccettabili e inqualificabili, esprime delle posizioni e un pensiero che è diffuso in una parte del Paese, non so quanto, non so... Come? È ripartito benissimo.
No. Ma magari fai censuri. Esprime un pensiero che è, secondo me, diffuso ovviamente in tutt'altri termini e in tutt'altre forme, in tutt'altre maniere. Lui ha parlato di diritto all'odio, credo che il diritto all'odio sia, diceva Oriana Fallaci, giustamente, sia accettabile nel momento in cui tu puoi odiare qualcuno. Cioè, ci può sì, essere però il diritto, Oriana Fallaci parlava degli integralisti islamici, il diritto perfetto. All'odio teorizzato nel per persone che hanno un'altra razza, un altro all'odio. Credo. No, però nei confronti del terrorista ci può essere un diritto all'odio, nei confronti dei russi e di Putin ci può essere un diritto all'odio, credo, no? Da parte degli ucraini. Temo che stiamo mischiando un po' troppe cose qui. Esatto. No, e poi diciamo, tanto per fare un esempio e per stare sulla scelta fotografica della nostra regista, insomma Paola Egonu è una sportiva italiana, della nazionale italiana, dire che non è italiana solo perché ha il colore della pelle diverso, insomma, non è un'opinione, applaudita in tutti gli stati, per fortuna non è un'opinione, è un insulto, però riprendo quanto diceva Iacometti poco fa, perché nel frattempo Roberto Fiore, che è il presidente nazionale di Forza Nuova, twitta che Roberto Vannucci dice quello che milioni di italiani credono. L'Italia sia sovrana, gli italiani veri, qualunque cosa voglia dire. Crosetto, ministro di Fratelli d'Italia, attacca e censura il generale. Forza Nuova è con lui contro Crosetto e Meloni che negano i valori dell'Italia cristiana e profonda. Io qui sento il bisogno fortissimo di Ginevra Bompiani, perché Bompiani, ma è davvero così diffuso questo sentimento di rifiuto dell'altro fondamentalmente, perché qui parliamo tra l'altro con questo mito della minoranza delle dittature, che è una cosa, un ossimoro proprio in italiano, però gli omosessuali, chi ha la pelle di un colore diverso, i migranti, quindi chi viene da un altro paese, che addirittura fingerebbero di fuggire dalle guerre, cioè è un'opinione, anzi un bouquet di opinioni così diffuso, o fa solo molto rumore perché diciamo abbiamo il primo governo vero di destra della storia repubblicana e quindi qualsiasi cosa cada da quella parte è amplificata? Beh, di quello che ha detto questo signor Vannacci non si può che fare eufemismi, per quanto uno provi a essere insolente non ci riesce abbastanza. D'altra parte sono un cumulo di nefande stupidaggini che lui dice, che evidentemente dice e pensa da molto tempo. Quello che mi colpisce è che venga fuori adesso. E il punto non è tanto che sia diffuso o non diffuso, certamente un po' lo è, perché c'è un momento in cui la gente finalmente smette di vergognarsi di tirar fuori la propria trippa rabbiosa, e questo evidentemente è uno di questi momenti. Ma la cosa più importante è che queste stupidaggini che lui dice non sono così lontane dalla politica che il governo sta facendo da ormai parecchi mesi. Perché questo odio per i gay, questo disprezzo, diciamo, disprezzo per i gay, l'odio per i migranti, l'odio per i diversi, fanno parte della politica di questo governo, che non è di centrodestra o di destra, come si continua a dire, ma è di estrema destra. È un governo che si è presentato inizialmente come un governo di centrodestra, ma un governo di estrema destra, un governo che fa il pari con Vox, con la Polonia, con l'Ungheria, e che quindi ha modelli molto simili a quelli che questo signor Vannacci tira fuori. Tra l'altro, questo signor Vannacci, io potrei anche averlo incontrato nel 1993, quando lui era in Somalia e anch'io ero in Somalia, e andai a trovare l'esercito italiano e feci amicizia con il generale, che credo fosse Loi. Purtroppo poi si è saputo, almeno ha girato la voce, che in quel periodo, 93-94, tra l'altro quando il signor Vannacci era proprio lì, era un giovanotto lì, faceva il sergente, gli italiani
torturarono gli somali. Venne fuori un grande scandalo. Non so se allora il signor Vannacci, come dire, che anche, cosa ne pensasse. Anche l'eventuale compresenza comunque non qualifica una crudeltà, diciamo, in quegli eventuali. No, certamente no, però mi piacerebbe sapere che cosa ne pensava, perché certamente lui. Una brutta pagina della storia delle nostre vero, forze molto armate. Brutta, ce l'ha ricordata. Una bruttissima pagina. Chiara Appendino, diamo voce anche pagina. A quello comunque, che ha detto il generale. No? Lui ha fatto una lettera di precisazioni, Marianna, perché diciamo che non sono delle vere e proprie scuse. Lui dice: sono state estratte delle frasi private del contesto e sono amareggiato del fatto che sia in atto un processo alle opinioni. Chiara Appendino. E poi dice: sono pronto però a confrontarmi sulle mie opinioni. Giordano Bruno lo hanno bruciato perché aveva un pensiero controcorrente. Allora volevo chiedere a lei qual è il limite, secondo lei, che può esserci in quello che Vannacci, il generale Vannacci, chiama un pensiero controcorrente? Il ruolo oppure il tipo di affermazioni? Beh, ma quello che, cioè, questa è una pezza che è peggio del buco, nel senso che la gravità di quanto è scritto io credo che sia evidente. Il messaggio che passa è un messaggio, ripeto, omofobo, razzista, l'elenco è lungo. E francamente servirebbero delle scuse, punto. Invece qui si cerca di reiterare, di trovare è un po' come il non sono razzista ma, non sono fascista ma, no? Io percepisco un po' questo. E ripeto, le forze armate, che io voglio ringraziare perché fanno un lavoro straordinario quotidianamente, sono le prime, dal mio punto di vista, a essere danneggiate da questo tipo di messaggio. E quindi è molto importante la presa di distanza che è stata fatta da parte dell'esercito e anche del ministro Crosetto. Però non è che ci si può fermare lì, cioè poi devono anche esserci delle azioni da parte del governo. Perché sennò mi viene da pensare che in qualche modo il governo sia accomodante e in qualche modo gli vada bene che questi messaggi vengano mandati. Ma guardi, voglio tornare a un caso specifico. Perché poi alla fine contano i fatti, come veniva detto precedentemente. Voi sicuramente ricordate, l'avete raccontato anche nella vostra trasmissione, ma quante volte si è discusso della difficoltà che aveva e ha questa destra a riconoscere i diritti delle coppie omosessuali appieno, il riconoscimento ad esempio alle adozioni, il riconoscimento per i diritti dei bambini che oggi sono discriminate per queste scelte. Allora io credo, condivido molto di quello che è stato detto nell'intervento precedente al mio, però vorrei fare un'osservazione su cui io non sono d'accordo. Io in Giorgia Meloni, in realtà, in questa destra, vedo una destra che si è venduta in campagna elettorale come una destra popolare, populista, vicino alle fasce deboli, in qualche modo una destra sociale, no? Che però nei fatti stiamo vedendo che invece sta distruggendo le fasce deboli, sta vicino ai potenti e sta lasciando invece da sole chi è in difficoltà. Dico di più, questa destra di Giorgia Meloni si è venduta come qualcosa di nuovo. Invece sta portando avanti le politiche della destra che abbiamo già visto, quella in parte in realtà conservatrice, che hanno già fallito. E allora io credo che in realtà poi questo si traduca, come dicevo prima, in tutta una serie di tradimenti, cambiamenti di posizioni, che poi sono anche in qualche modo un'evidente differenza rispetto alla propaganda fatta in campagna elettorale, no? Per manca capire il tema dei migranti. A proposito di cambiamenti di posizioni, come dire, ce n'è stato anche uno che in qualche modo è venuto incontro alle istanze dell'opposizione e in particolare a un tema che proprio il suo partito, il Movimento 5 Stelle, ha reso, diciamo, centrale nell'agenda politica e nel dibattito politico di queste settimane. Mi riferisco al salario minimo. No? In questi giorni, insomma, dopo l'incontro tra la Presidente del Consiglio Meloni e i rappresentanti, i leader, diciamo, dei partiti di opposizione, tutti tranne uno a Palazzo Chigi, il proprio Movimento 5 Stelle, seguito dagli altri partiti di opposizione, ha avviato questa raccolta di firme, questa petizione per, diciamo, arrivare a settembre alla ripresa
con una, diciamo, con un mandato popolare sul salario minimo. Oggi Libero del nostro Giacometti titolava Sono firme farlocche, ne sono state raccolte 200.000 in due giorni, però tra le firme che figurano ci sarebbero anche quella di Stalin, dell'Ape Maia, di Sbirulino e di altri improbabili sostenitori del salario minimo. Allora, intanto Giacometti, che cosa avete scoperto? Giacometti, però... Ho detto? Giacometti. Scusa. No, figurati. No, però secondo me non possiamo... far passare sotto silenzio le cose che sono state dette prima, cioè far passare l'idea che Vannacci sia comunque il prodotto in qualche modo della cultura che sta proponendo questo governo, che sia un po' il sostrato, che si è sentito in diritto di poter dire liberamente queste cose perché c'è un governo che fa delle politiche fasciste che quindi coincidono con quello che lui abbia detto, cioè le cose che ha detto Vannacci sono... insostenibili, inqualificabili, non condivisibili da nessuno e credo che nessuno nel governo le condivida e non vedo nessuna affinità e nessuna analogia con le politiche che sta mettendo in atto il governo con le cose che ha detto Vannacci, sinceramente. Vannacci parla di anomalia cioè, a proposito un governo delle fascista unioni gay. I fascisti escono allo scoperto perché... Ma sui gay cioè, il governo anomalia... disprezza i gay? Come ha detto la Bompiani. Sto dicendo un'altra cosa, nel momento in cui diciamo, non si riconosce come famiglia al punto da rendere apolidi dei bambini già nati altrove, che non vengono trascritti, non vengono riconosciuti, alcuni, si sdogana l'idea che siano anomalie. Ci sono alcuni valori che sono, secondo me, legittimi, che sono quelli dell'italianità, che sono quelli del rispetto delle tradizioni, che sono quelli della famiglia tradizionale. Adesso vogliamo anche... considerare chi crede nella famiglia tradizionale specifico. Un pericoloso sovversivo fascista, nazista. No, ma neanche un bambino non credo, è un pericoloso terrorista non credo. Per la famiglia sull'utero tradizionale. Sull'utero in affitto credo che anche a sinistra molti siano contrari, quindi quelle sono questioni molto particolari, etiche, che non hanno nulla a che fare col libro di Vannacci e non vanno neanche associate, neanche lontanamente. Però, scusi, cioè le cose che ha detto Vannacci non hanno... Non buttiamola in tribuna. Associare le parole di Vannacci al disprezzo del governo per i gay... o al disprezzo del governo per le altre razze o le persone di colore, mi sembra veramente una cosa fuori dal mondo. Detto questo, cambiamo argomento perché stare tutta la sera sul libro di un mezzo folle... Abbiamo diciamo detto che, due volte che Crosetto le ha definite farneticazioni. Sono farneticazioni. Il punto è se lui resterà al suo posto. Ma non resterà assolutamente al suo posto, ma associarlo ad un clima che sta creando il governo mi sembra folle. Io penso che se un ministro della difesa definisce farneticante un capo di Stato maggiore, la posizione è quella, quello però, se ne deve andare. Però vedo che il dibattito, insomma, qua va in quella direzione, cioè dicendo che il governo sta creando un clima per cui... No, per carità, ci chiedevamo è libero proprio anche quello che dico cioè, io. Se interpretiamo le parole di Vannacci alla luce del fatto di avere un governo di destra, oppure se sono parole che si sono sempre dette. Però andiamo sono avanti. Sono parole di un pazzo, secondo me. Comunque... esageriamo dall'altra parte adesso. Farneticazioni, le farneticazioni sono... dirci, perché siccome qui avete fatto un'operazione giornalistica, cioè... Allora, le firme sono arrivate intanto a 240.000, noi non è che abbiamo verificato, siamo andati lì a vedere le firme che erano state fatte da altri o depositate, abbiamo provato a firmare, si può firmare con la stessa mail, intanto si possono fare 30, 40, 50 firme, quindi diciamo che i 240.000 possono essere stati fatti anche da tre persone. E poi votare senza nessun tipo di certificazione, senza nessun tipo di autorizzazione, senza nessun tipo di riscontro, basta una mail... Viene mandato un link alla mail, tu clicchi il link e poi c'è il sito che ti ringrazia e dice grazie Giulio Cesare che hai votato, grazie Stalin che hai votato, dice, grazie Paperino e Paperoga. Anche visto che anche Giordano Bruno, mettiamoci Mussolini, mettiamoci tutti. No, però allora, quando, scusa, questa no, non è una raccolta di firme per un referendum popolare, petizione. Quando voi raccogliete le firme per i Marò lo fate esattamente nello stesso modo, no? Quando Libero ha raccolto le firme per i Marò, se uno fosse andato a registrarsi... Una campagna di un giornale, una campagna che fai su un certo principio, su una certa questione, ma sinceramente questa, qua c'è una legge, cioè, è proposta dei partiti politici che hanno
comunque un peso importante, sono le opposizioni di questo Paese, devono lavorare in Parlamento, non fare queste robe così, insomma, è una deriva grillina del PD, loro, i grillini erano abituati a farlo, hanno fatto anche, facevano le votazioni interne in questo modo, senza, con pochissime certificazioni, e adesso hanno deciso di farlo tutti insieme su questa cosa che è un tema molto importante, non andrebbe ridicolizzato in questa maniera. Onorevole Appendino, lei il diritto di replica, aggiungo comunque che insomma, l'iter parlamentare della proposta non è che sia interrotto perché è iniziata la raccolta firme, comunque cioè, al di là di questo, diritto di replica, Chiara Appendino, siete tornati grillini. Beh, loro sono sempre io stati. Sono orgogliosamente grillina. No, mi riferivo all'evoluzione del movimento, un po' meno movimentista, era una battuta maliziosa. Io ho vissuto tutte le fasi e comunque sono sempre stato orgoglioso di far parte del movimento, però voglio tornare sul punto. Intanto è stato detto che le firme doppie non verranno conteggiate, però questo il nodo è un altro, cioè quelle a fronte di 4 milioni di lavoratori poveri, persone che lavorano, si spaccano la schiena e non mettono insieme il pranzo con la cena. A fronte di una proposta di legge depositata in Parlamento su cui la maggioranza ha chiesto una sospensiva che porta a 9 euro il salario minimo e quindi risolverebbe questo problema. A fronte di un consenso nel Paese del 75% sul salario minimo, e questo è il motivo secondo me per cui Giorgia Meloni se ne sta interessando, il problema di questa destra è la raccolta firme. Allora, io trovo surreale, cioè mi sembra che questo governo sul salario minimo, come su tante altre cose, sia totalmente staccato dalla realtà e addirittura non solo non risolve i problemi degli italiani, ma li nega. Cioè pensiamo al caro benzina, pensiamo al caro vita, mesi a dire che andava tutto bene e non hanno fatto nulla. Il caro mutui, le famiglie che non riuscivano e non riescono a pagare il mutuo, a pagare l'affitto, che sono a rischio sfratto. Andava tutto bene. Allora, io credo che questo negazionismo, noi l'abbiamo sempre detto che questo governo era negazionista del clima, no? Quante volte l'avete detto? Della crisi climatica. Invece io credo che questo governo sia negazionista della crisi sociale e economica, oltre a quella ambientale. Il problema è che alla fine è inerte, per cui non fa i provvedimenti, caro vita, eccetera, oppure dannoso, tipo il caro benzina che lo nega e poi abbiamo la benzina a 2,70 euro alle stelle, che è una tassa estiva, la benzina sta a 2,70 euro. Prova ad andare in vacanza, che ancora oggi ci riesce. Sta 2,70 euro, la benzina sta a 2,70 euro, noi andiamo ai benzinai e sta a 2,70 euro. Oggi ha toccato, è stato raccontato che 2,70 euro, c'è un benzinaio in tutta Italia. 15 giorni di crescita, 15 giorni di crescita, io non l'ho interrotta, sono in collegamento. Però dice una cosa falsa, la benzina a 2,70 euro. Dicevo, abbiamo 2,70 euro, ci sono stati con un picco ed è 15 giorni che cresce. Poi se lei vuol dire alle persone fuori che ci guardano che la benzina costa poco, lo dico, ma io non credo che gli italiani lo pensino. Ma quello che voglio dire è che alla fine questo negazionismo che esiste, climatico, ma soprattutto voglio tornare sull'economico e sociale, ha come effetti un governo inerte sul caro prezzi, sul caro vita, oppure dannoso come sul caro benzina che ha tolto, lo dobbiamo dire, lo sconto sulle che c'era accise sulla benzina. Introdotto e erano circa 30 centesimi, quindi voglio dire, erano 30 centesimi e oggi, esatto, quello del governo Draghi, e oggi abbiamo più 40 centesimi sostanzialmente rispetto all'agosto dell'anno scorso. Quindi li paghiamo noi i danni di questa cosa. Potreste dedicare anche a lungo, invece noi vogliamo sentire il parere di Ginevra Bonpiani, lo facciamo immediatamente dopo questi secondi di rapidissima interruzione, restate lì. Allora, Ginevra Bonpiani, siamo tornati in diretta. Anche nella pubblicità c'è un'obiezione, no? Alcuni dicono, bene, l'opposizione con queste iniziative ha messo in difficoltà la maggioranza e ha fatto bene il suo lavoro. Altri dicono, no, però attenzione, si fa agitazione, ma non si cambiano i meccanismi del consenso nel Paese. Lei che ha la memoria lunga di un intellettuale che ragiona sulla storia, cosa pensa? Quale delle strade preferisce? L'opposizione un po' più, diciamo, istituzionale o questa che sta facendo guerra di movimento? No, penso che l'opposizione debba fare tutto quello che può e muoversi in tutti i modi che riesce a inventare e per fortuna questo modo mi sembra molto buono. Intanto che sono riusciti finalmente
a lavorare insieme e a fare opposizione insieme, cosa importantissima che prima non c'era, perché la sinistra ha una certa tendenza a essere frammentaria. Invece, per fortuna, riescono a lavorare insieme. Questo è molto importante. E riescono a lavorare in un senso che è fondamentale per il Paese, perché anche se non lo sapessimo, se non ce l'avessero detto, che il 70-75% degli italiani sia a favore del salario minimo, ma mi pare evidente, e che la maggior parte degli italiani, dopo la perdita del reddito di cittadinanza, dopo il rifiuto o quasi del salario minimo, cominci veramente a capire qual è l'atteggiamento di questo governo verso i poveri, che è un atteggiamento che, come dire, ci riporta a prima della rivoluzione francese, non parliamo di quella russa, ma prima di quella francese. I poveri non sono soltanto deprivati ulteriormente, ma sono disprezzati in un modo che, da cui non eravamo più abituati, francamente. Questa card dedicata a te è imbarazzante, ma è proprio imbarazzante. Ma come si permettono? Gli tolgono tutto e poi gli danno 382 euro per tre mesi, 382 euro per tre mesi, cioè 100 euro al mese, cioè circa 3 euro al giorno. Per un anno. E lo dicono dedicata a te, perché al povero si dà del tu. Tra l'altro, e non solo gli si dà del tu, ma non gli si permette di scegliere il lavoro, non gli si permette di discutere lo stipendio, non gli si permette di scegliere che cosa mangiare. Ma questo non è un lavoratore o un disoccupato, questo è uno schiavo. Questo è un comportamento schiavistico. E veramente non eravamo più abituati a sentire. Da questo ripartiremo. Abbiamo finito il nostro tempo, mi dispiace interromperla, però abbiamo veramente finito il tempo, ma da questo, proprio esattamente da questo, con un servizio di Carlo Marsilli ripartiremo domani, perché domani siamo qua. Sì, perché ci sono molte proteste in Italia per chi si deve esporre, e questa è un'altra cosa strana per ritirare la testa. Privacy. Ringraziamo Ginevra Bonpiani, Chiara Appendino e Sandra Iacometti per essere stati con noi. Ora devi annunciare il film. Dopo di noi c'è un Renato Bozzetto Night, perché a proposito di ricchi e poveri, c'è Un povero ricco e poi? Di Pasquale Festa Campanile, a seguire La patata bollente di Steno. Pensa, bellissimo, Iacometti. Bellissimo film. A domani con Luca Telese. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.